Angela Ciccone, adesso aspetta un attimo che la non la vedo ancora. È partita. Ci so, c'è l'occhio in alto. Direi. L'occhio massaggio. L'occhio massaggio. C'è la loggia. Allora, vediamo un attimo. Ah, ecco, l'ho trovata. Secondo che condivido. Quando sì, 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 è partita. Adesso un attimino che ci prepariamo, condividiamo un attimo. Così possiamo fare venire. Oh mamma mia. Sbagliato. Scusatemi, Diretta. Cioè. Sì, c'era diretto. Copia vince. Siamo già 8 persone. Ok. Devo solo. Scusatemi. Dove sta diretta? Sto facendo una cosa. Sulla pagina di Angela Ciccone. Ah, condividete. Non sul popolo della famiglia. Sì, per il momento è proprio. Scusate. Condividiamo così. Fai adesso è collegato. Sì, sembra che vada. Eventualmente qui c'è anche una pezza d'altro. Ah, benissimo. Funziona, si è rilassato. Non lo vedo? No. Comunque è andato, vai. Ok. Ci sono. No. Ecco, è arrivata la tua email. Ok. E in copia. Poi dopo lo faccio mentre parlate voi. Operativo. Ok. Bene. Questo qua funziona? Non fa saluto, no? Forse è scollegato. Bene, grazie. Rocco Colline si vede. Sì, sono. Ah, anche il logo. Abbiamo tutto. Okay. Benissimo. Mettiamo sullo sfondo tutto aperto. Ok, anche il microfono. Bene. Va bene. Possiamo iniziare? Non va bene. Non va bene. Benissimo. Questo funziona, mi sentite? Sì. Bene. Allora mi presento, sono Angela Ciccone, e abbiamo qua il nostro formatore Fabio Torriero, Eraldo Rizzuti che tutti conoscete, anche Rocco Ventrici, anche lui conosce. Bene. Faccio un attimino una breve cronostoria di quello che è successo in Calabria in questi ultimi mesi, perché la Calabria, diciamo che per il popolo della famiglia è stata l'ultima regione che ha iniziato a... a seguire il nostro movimento, ma devo anche dire con grande piacere e orgoglio, perché sono calabrese di origini, che è stata comunque la regione che maggiormente ha risposto in rispetto al resto d'Italia. Infatti noi siamo nati a dicembre e in 2 mesi siamo riusciti a presentarci proprio per le nazionali del 4 marzo, siamo riusciti a raccogliere oltre 2.400 firme e abbiamo preso 5.687 voti, quindi ci siamo piazzati nella media nazionale, considerando che il popolo della famiglia è nato l'11 marzo del 2016, quindi con già 2 anni di lavoro nel resto d'Italia, noi abbiamo raggiunto la media nazionale che è quasi dello 0,7%. Perché siamo oggi qui? A questo tavolo, perché io sono la referente appunto regionale, oltre che una dirigente nazionale, ma abbiamo, abitando a Torino, ho qui il mio braccio destro, su tutta la Calabria è il co-referente regionale, Eraldo Rizzuti. Abbiamo poi già individuato dei responsabili provinciali, quindi siamo a Cosenza, vi presento il responsabile provinciale di Cosenza, che è Rocco Ventrici, e abbiamo l'onore e la gioia di avere il nostro formatore, spin doctor, Fabio Torriero. Prima di passare la parola a Fabio, voglio dirvi qual è la differenza fra noi come movimento e tutti gli altri partiti politici. Noi abbiamo basato tutta la nostra crescita, anzi già la nostra nascita, sulla questione della difesa dei principi non negoziabili. E il nostro programma è proprio basato sulla dottrina sociale della Chiesa. Siamo aperti comunque a tutti coloro che vogliono combattere con noi la buona battaglia della difesa dei principi
dato una battaglia antropologica in difesa e contro queste leggi laiciste che non permettono più nemmeno di attuare quella che sono le leggi della nostra Costituzione, come ad esempio la legge 29 che definisce che cos'è la famiglia naturale basata sul matrimonio. E proprio perché oggi l'argomento è il futuro dei cattolici in politica, posso dire, e mi assumo le responsabilità di quello che dico, che non c'è proprio una omofobia in realtà in Italia, ma c'è una cristianofobia, se vogliamo. Io ho voluto fortemente qui in Calabria la presenza di Fabio Torriero, perché ho già l'esperienza nel campo con lui a Torino da 2 anni, e da 2 anni che lui sta formando proprio tutti noi attivisti del popolo della famiglia, che per la maggioranza siamo tutti nati dal basso, quindi siamo uomini e donne di buona volontà che abbiamo sposato questa causa in cui crediamo fortemente, ma lui proprio con la sua grande professionalità ci sta portando a livelli proprio operativi e produttivi, diciamo, in questa battaglia. Sicuramente noi a Torino abbiamo già visto gli ottimi risultati della tua formazione. Chi è Fabio Torriero? È un giornalista, uno scrittore, un consulente spin doctor, lui forma proprio i politici in Parlamento, poi dopo ci dirà, ed è un formatore della comunicazione. Infatti oggi qua a Cosenza abbiamo avuto anche in Calabria, partendo da Cosenza, perché Cosenza è la scintilla proprio regionale. Cosenza è nato il popolo della famiglia, Cosenza è nato il primo circolo del popolo della famiglia. Da Cosenza appunto è partita questa scintilla e continua a partire la scintilla di qualsiasi cosa che è inerente al popolo della famiglia. Oggi a Cosenza abbiamo fatto il primo corso di formazione appunto politica e soprattutto di comunicazione. Sono le ore 19. Ok. Ora, entrando proprio nel vivo del discorso che è il futuro dei cattolici in politica, io voglio partire da una provocazione. Ma prima ancora del futuro dei cattolici in politica, io voglio chiedere al nostro spin doctor: ci sono i cattolici in Italia più ancora che in politica? Ma ti spiego anche perché, mio caro Fabio. Purtroppo nella Chiesa oggi ci sono parecchie linee, no? Vediamo ad esempio il Cardinal Bassetti, il Cardinal Murray, il Cardinal Sarà, hanno opinioni e divergenze. Alcune volte sembra anche addirittura di cadere nel modernismo, se vogliamo, no? Che è lo svuotamento delle verità teologali. Ci troviamo di fronte ad una Chiesa addirittura che ha cambiato, oggi abbiamo fatto il corso di comunicazione, ha proprio cambiato il linguaggio di quello che ci viene proposto. È addirittura un linguaggio che fino a poco tempo fa poteva essere considerato eretico, se vogliamo, scusatemi le parole un po' forti che dico, ma è proprio è uno spaccato di quello che sta avvenendo. Oppure ci sono dei silenzi assordanti, no? Abbiamo visto, proprio per citare le ultime cose, no? Come il presidente della CEI, il Cardinal Bassetti, proprio ha parlato della legge 194, quindi la legge che parla di aborto, che non è buona ma apprezzabile. Oppure proprio nel giorno in cui c'era il 40esimo della legge, proprio il 22 maggio del 2018, il 40esimo della legge dell'approvazione della 194 proprio sull'aborto, ha equiparato che ciò che è contro la famiglia è contro i migranti, e non ha proprio dato un là al diritto a nascere, ma sono arrivati invece in quel convegno a messaggi forti sulla democrazia e sulla Costituzione e sull'Europa. Abbiamo visto anche come Mario Adinolfi, il nostro fondatore, ha parlato di questa Chiesa silente, è stato un articolo di 2 giorni fa, proprio quando nel dibattito referendario in Irlanda, che era proprio l'ultimo baluardo dove si manteneva la difesa appunto della vita, anche lì in questa Europa appunto tradita è caduto anche quell'ultimo baluardo. Ma io aggiungo a quello che ha detto Maria Adinolfi, purtroppo e con dolore comunque dico questo perché noi tutti amiamo la nostra Chiesa, che oltre al silenzio della Chiesa di cui ha parlato Maria Adinolfi, io mi sono accorta più volte che c'è stato a volte un parlare in ritardo. Quel parlare che, se invece fosse avvenuto a tempo debito, a tempo giusto, avrebbe condotto questo gregge, no? Di questo popolo in ricerca, in cammino, magari in questa
strada e questa difesa anche politica, perché comunque per me, Andrea Cicotta, attivista del Popolo della Famiglia, non esiste la divisione fra politica e fede, ma è un connubio complementare, ma che anzi questo nuovo modo di fare politica in cui io credo, perché se non assoggettiamo alle leggi di Dio, alle leggi umane, non si potrà mai avere una equità, non si potrà mai mettere al centro l'uomo, ma le persone verranno sempre viste come oggetto e mai come soggetto. Quindi non ci potranno mai essere quelle leggi buone, fruttuose e virtuose per far crescere la società e per dare vita a questa società. Concludo ponendo la domanda a Fabio, che però risponderà dopo, Eraldo. In tutto questo, quale futuro potranno avere i cattolici in politica e nello specifico in Italia? Perfetto. Io provo a dare una risposta veloce e poi tu mi dirai se la condividi. Consiglio collettivo. No, io penso che i principi non negoziabili potranno essere applicati in politica se però rimarranno fedeli alla dottrina sociale della Chiesa, su cui noi abbiamo fondato e creato e sviluppato il nostro programma, e al Vangelo. Quindi la nostra Chiesa dovrebbe avere il compito centrale e inderogabile, non può demandare a nessun altro, di guidare il popolo di Dio sulla via della verità che porterà l'umanità alla vita e non alla distruzione, anzi autodistruzione attuale. Io vorrei iniziare col dire due cose. Io non ho aderito dall'inizio al Popolo della Famiglia, però da sempre e da molti anni sono stato uno che ha creduto sempre nell'unità politica dei cattolici. Perché? Perché il cattolicesimo, che ha incarnato, come diceva Angela, la dottrina sociale della Chiesa, ma se vogliamo la questione sociale o la questione operaia, dopo la Rerum Novarum di Leone XIII, che apre questa stagione, che è stata la stagione che ha portato l'Italia ad essere una delle nazioni più grandi del mondo, che è stata ad esempio in tutto, fino alla ricostruzione del dopoguerra. E quello che io mi domandavo, dico, come mai? Ecco, persone come Toniolo, che è stato uno dei fondatori della dottrina sociale della Chiesa agli inizi del Novecento, 907, Sturzo con l'appello ai liberi e forti, che ha fondato un partito, sacerdoti, se volete, la Pia non era sacerdote, ma conosciamo tutti, addirittura anche l'opera sociale di La Pira, per quello che ha fatto, lui diceva assolutamente, e lui incarnava proprio il Padre Nostro, così in cielo come in terra, cioè di lui lavorava per ricostruire sulla terra i lineamenti della città divina, che è quello che devono fare un po' tutti. La Nuova Pignone, 50.000 posti di lavoro, e lui diceva, io la sera devo ritornare a casa per dare delle risposte a chi mi chiede aiuto. Infatti Paolo VI, riprendendo Sant'Agostino, diceva pure che la politica è la più alta forma di carità. Perché la più alta forma di carità? Ecco perché dobbiamo ritornare alla politica. E io la domanda che voglio è provocatoria proprio, è una di queste, che adesso voglio un po' articolarla pure questa domanda. Perché la più alta forma di carità la politica? Perché ti mette direttamente di fronte al bisogno. E tu devi dare risposte. Oggi questa politica dà le risposte adeguate a questa società? No, perché ci hanno cambiato l'acqua, come si suol dire. Hanno cambiato idee, hanno cambiato mentalità, hanno cambiato i processi che erano proprio i processi sociali della convivenza civile. Perché si sono sovvertiti i diritti? Se la Chiesa non capisce, caro Fatti, che l'attacco alla famiglia è l'attacco alla Chiesa, perché Dio si è presentato come famiglia. Dio non ha detto io sono, ma si è presentato come un padre che ha un figlio. L'attacco alla famiglia è essenzialmente un attacco alla Chiesa. Allora, voglio dire, non solo
I diritti allora, quali erano i diritti? Qui siamo cresciuti un po' tutti in questo modo. Quali erano i diritti? I primi diritti, quali erano? I valori, i diritti fondamentali? Erano i diritti naturali. Perché si chiamano diritti naturali? Perché vengono prima della politica e sono connaturati alla natura dell'uomo, che l'uomo nelle generazioni passate e quelle future non può modificare. E questo è quello che mi indigna ancora maggiormente. I diritti naturali sono i diritti alla vita, anzi, i principi non negoziabili che si basano essenzialmente sono una parte di quelli che possono interessare i cattolici, ma fondamentalmente c'è la presenza di quale? Quella di incarnare e di mettere al centro la persona, la dottrina sociale della Chiesa, con i suoi bisogni, con le sue azioni. Allora, chi è che ha fatto grande l'Italia? La Chiesa. Erano tutti preti. Volete che ve ne citi qualcuno calabrese che hanno contribuito effettivamente a ricostruire l'Italia? De Cardone, Nicoletti, Dossetti, Lazzati. Non erano persone. Allora, fin quando la Chiesa non capisce che ci vogliono pure sacerdoti santi in politica, noi non possiamo più parlare di unità dei cattolici. Non solo. E questa è la provocazione che ti voglio fare. Ho letto quello che ha detto il cardinale Bassetti 3 giorni fa, a una domanda specifica, presidente della CEE, perché purtroppo se è in crisi l'uomo, e lo dobbiamo dire con molta franchezza, è in crisi tutto l'uomo, anche l'uomo della Chiesa è in crisi. Perché non c'è unità di intenti tra il collegio dei cardinali e la CEE, tra i vescovi e i cardinali. Oggi si dice una cosa e domani un altro ne dice un'altra cosa. C'è questo disorientamento, questa comunicazione che è una comunicazione per creare confusione e, se vogliamo, è una comunicazione al Gattopardo, per dire che nulla cambia, tanto il manovratore continua, certo, a fare quello che vuole, quello che dicevamo pure stamattina. Non disturbate il manovratore. Tu che vuoi? Vuoi cambiare sesso? Fallo, ma non disturbare il manovratore. Tu dici che il corpo è tuo e puoi fare quello che vuoi? Sì, puoi fare tutto, tanto. Tanto è un fatto culturale essere donna o uomo. No, attenzione. Qui si vuole attaccare l'albero della vita. L'uomo è uomo. E se vogliamo, non è che un discorso, qui si vogliono cancellare quali sono effettivamente i millenni, se vogliamo, tutta la storia dell'umanità. E quello che ci fa rabbia è che è come se viaggiassimo a 1000 km/h, ma nessuno prende il freno per dire: ma dove stiamo andando? Si continua ad andare in questo punto, anche nella Chiesa. Anche nella Chiesa. Perché quello che è successo anche in Irlanda è sintomatico di una situazione. La cattolicissima Irlanda, ma si è posto uno, ha detto: ma perché l'Irlanda era cattolicissima? Sì, l'Irlanda era cattolicissima ed era stata terra di missione di San Patrizio. Addirittura gli irlandesi, basta vedere i film anche che abbiamo visto, i film americani, quelli che dovevano andare verso l'est, andavano con la Bibbia in mano e che avevano un'educazione, un modo di fare, la famiglia al primo posto, eccetera. Perché adesso la Chiesa è stata silente, come diceva pure Maria di Noppi in Irlanda? Per paura della pedofilia? Qualcuno afferma anche questo. E queste cose ce le dobbiamo dire. Perché? Perché non ci può essere unità se non ritroviamo l'identità nostra. Perché il cattolico deve scoprire, tutti ci definiamo cattolici. Cattolici non vuol dire niente, significa universale, appartenenza al Papa. E se vogliamo un Papa, ne c'è la gente, quando parla, avete visto, lo seguono milioni e milioni di persone, però poi presenti un simbolo, che non ci sono nomi sui simboli, quindi non è un simbolo personale, ma è un simbolo identitario, è un simbolo di una identità, e la battaglia viene fatta proprio anche, viene fatta anche la battaglia all'interno. Perché? Io mi sono posto questo, ho detto: bene, allora questo è il momento giusto, perché vuol dire che siamo sulla strada giusta, perché il popolo della famiglia
affrontando esclusivamente anche questi contrasti dall'interno, come tutti i santi, d'altronde. Non è che sono stati santi e hanno detto, oh, quello è un santo, no, ne hanno subito e ne hanno subito, diciamo, mortificazioni, umiliazioni, eccetera. Ma chi è nella strada giusta e chi, ha chi è che ha questa visione, che è una visione oggettiva dell'uomo, che è una visione che non è una visione particolare, ma è quella visione, e consentitemi due secondi, scusami se vado oltre, perché ci sono due tipi di conoscenza che noi abbiamo, la conoscenza razionale e la conoscenza intuitiva. La conoscenza razionale è la conoscenza della tecnica, della scienza, del metodo scientifico. Tant'è vero che la scienza va avanti per tentativi. Le teorie non sono risposte ai problemi, sono la risposta in quel momento a quel problema. Se esce fuori un'altra teoria, si cambia e la teoria va, migliora anche questo processo. Quindi, se vogliamo, non è una conoscenza totale. Quindi chi sta nella razionalità non ha una conoscenza totale, ha una conoscenza parziale, limitata. Quando è che la conoscenza diventa oggettiva? Quando è che la conoscenza ti apre una visione a 360 gradi? Quando uno riceve quella illuminazione, che è quell'esperienza che fa, perché si apre alla trascendenza, si apre al di là dei sensi, al di là della percezione, si apre al di là di quale può essere l'occupazione mentale di uno, di qual è che io la penso in questo modo, come assistiamo in televisione, in tutti i dibattiti, tutto quello che vogliamo. Quella non è una conoscenza e non può essere una, ma è una scelta che uno fa, ed è una scelta che di fronte alle scelte oggettive dobbiamo avere il coraggio di continuare. Allora la domanda è questa, diceva Bassetti, perché se no se mi metto, serve un rinnovato impegno dei cattolici in politica, l'ha detto lui 3 giorni fa, il 24 maggio. Ma diceva anche Bassetti che subito è rimasto nel vago. Dice che serve? Allora questo rinnovato impegno è un impegno a scendere nella responsabilità? No, ha risposto, no, no, ha risposto come attuare questi principi? Lavoro, garantire attraverso piena occupazione, giusto salario, previdenza, flat tax non adeguata perché non si può mortificare chi guadagna di meno, eccetera. Parole. Noi vogliamo passare ai fatti. Ed ecco che io dico anche questo. Innanzitutto vorrei un giudizio anche su questa affermazione, che è molto, di cui io non condivido assolutamente niente, perché questo significa continuare ancora con la logica che la Chiesa sta continuando e che molti altri nostri amici stanno continuando, quella della contaminazione dei cattolici nei partiti politici. Voi mi dovete dire, la presenza personale di ognuno di noi, con tutta la buona volontà, con tutta la santità che ognuno di noi esprime, che cosa possiamo cambiare in questi partiti che sono laici, personali, scristianizzati, secolarizzati, che mortificano l'uomo, che hanno cambiato assolutamente le regole del vivere civile, che continuano a perseguire questa strada che è la cultura della morte e non della vita. Voglio dire, qual è il nostro impegno personale in questi partiti? Se non c'è un impegno invece identitario, tutti quanti noi insieme. E questo è stato stato grande il popolo della famiglia. E tutti voi che venite da Pentone, da Catanzaro, da Marano, da tutte le parti, possiamo dire domani... Domani possiamo dire no, non lo diciamo nemmeno. Ma perché non lo diciamo? Che fa parte della nostra cultura, fa parte del nostro modo di essere. Perché il Papa nell'ultima enciclica, come vedete, dei risultati, ha detto, guardate, che santi, lo siamo tutti, ha sovvertito l'ordine della santità. Chi è santo? Colui il quale esercita i propri doveri in quello che fa. Esercitare i propri doveri, quello che fa la mamma che fa la mamma, il padre che fa il padre, il figlio che fa il figlio, il lavoro che fa il lavoro. Esercitare questi doveri è un'opera di santità, e questa è la strada maestra, è la strada dei doveri. Invece oggi, dai doveri che erano, abbiamo detto, doveri che discendevano dall'appartenenza alla famiglia
ne discendevano i diritti individuali, ma dai diritti collettivi della famiglia, oggi abbiamo sovvertito, vengono primi i diritti individuali, quelli degli altri non ce ne importa, perché profondamente l'altro è un nemico, l'altro è un individuo, l'altro lo dobbiamo annientare, sia esso fratello, sorella, padre, amico, eccetera. Allora noi ci rifiutiamo, continueremo su questa strada, e grazie anche perché con questo rinnovato impegno, secondo me, siamo sicuri che molti, ecco, pensando, riflettendoci bene, cambieranno strada, perché si capisce che insieme si costruisce il futuro. Da soli non si va in nessuna parte. Grazie. Mentre Eraldo parlava mi ha fatto venire in mente, no? Che da una cultura di doveri ci hanno fatto passare ad una cultura di piaceri. Si mette al centro il piacere dell'uomo, che poi non porta a nulla. Allora Fabio, se ci puoi illustrare il tuo pensiero. Grazie. Sì, che poi è legato a quello che io ho scritto nel libro, appunto, Il futuro dei cattolici in politica. E innanzitutto la frase di Bassetti, del presidente Bassetti, è l'espressione di una grande problematica, cioè che quello che lui dice, alla fine, parlando di formule politiche, dobbiamo pensare a un lavoro più equo, a un'immigrazione più sana, eccetera. Cioè, alla fine è una declinazione di un programma a cui manca il perno. Manca il perno. Cioè è l'ultimo processo graduale di un posizionamento che ha a che fare esclusivamente con la totale contaminazione nella società di adesso. Manca la base. Capisco la strategia, capisco il ruolo, in fondo la Chiesa storicamente ha mollato lo Sturzo, il Partito Popolare, per flirtare con Mussolini e fare il concordato. La Chiesa ha un ruolo istituzionale. E poi ci sono i sacerdoti, poi ne parliamo, in stato confusionale, che devono fare un po' il loro dovere anche di pastori, e poi ci sono la categoria dei cattolici. Categoria dei cattolici, noi sappiamo formalmente l'Italia sulla carta si ritiene ancora paese cattolico, poi vogliamo capire cosa intendiamo, perché tutti intendono tutto il contrario di tutto, ma in realtà precisi studi statistici ci hanno detto che lo zoccolo duro dei cattolici è ridotto a 3-4 milioni di persone. 3-4 milioni di persone che vanno a messa, perché poi il tema è quello, l'indicatometro è quello, l'indicazione è quella, vanno a messa in modo stabile e votano 5 Stelle e PD. C'è qualcosa che non va, un cortocircuito. Dobbiamo cominciare ad analizzare questa roba qui. Allora, ci vuole una Chiesa consapevole, c'è un dibattito anche interno alla Chiesa, ci vogliono credenti consapevoli, come scrive Mario Di Nolfi, e però ci vogliono gli strumenti giusti. A cosa spinge una persona come me? Io, voi già mi conoscete come docente universitario, come giornalista parlamentare, ho scritto una ventina di libri, noiosissimo. E diciamo, cosa spinge una persona come me a impegnarsi su questo versante, a formare? Poi ho fatto lo spin doctor, quindi ho parecchi sulla coscienza di personaggi che voi conoscete in termini politici nazionali. E innanzitutto un fatto personale. Una conversione che è avvenuta, diciamo, a 50 anni, quindi come tutte le conversioni postume, questa bellissima cosa che ti succede nella vita, questo miracolo ti spinge a recuperare il tempo perduto. E quindi sento come dovere di restituire quello che gratuitamente mi è stato dato, quindi mettere i miei talenti al servizio di una comunità nella quale mi identifico. E poi libri in fondo, anzi, sono tutte quante interessi delle case editrici a venderli, però attenzione, i libri sono uno strumento di cultura, al di là del fatto che l'ho scritto io, questo magari se lo potete, diciamo così, dare ai vostri amici, perché non è tanto che dobbiamo convincerci tra noi, ma usiamolo come uno strumento di convincimento per gli altri, come arma culturale di comprensione e di convincimento, anche e soprattutto per quelle tante persone che sono in famiglia, tra amici, colleghi, che hanno bisogno di supporto per poter passare da quest'altra parte. Allora, brevemente, ci sono due operazioni da fare. Innanzitutto dobbiamo capire la politica fino adesso, cosa è stata, e poi dobbiamo cominciare a ragionare su ciò che sta nascendo l'Italia adesso, questo nuovo governo giallo-verde, e come si pone la Chiesa, come si dovrebbe porre la Chiesa, e come si dovrebbero porre i credenti.
Questo è il tema. Capire il presente, immaginare il futuro. Allora, la politica fino adesso è un po' la chiave di questo libro. Perché oggi è importante parlare di credenti in politica? Perché questa è la prima domanda che dobbiamo porci. E la risposta dobbiamo dare perché sì. Perché quando muoiono le ideologie, quando le categorie destra-sinistra non hanno più alcun valore, perché lo vediamo, anche questo nuovo governo è la dimostrazione che queste categorie sono superate. Io vi chiedo di fare uno sforzo, perché tutti noi veniamo da categorie, tutti noi veniamo da una storia, tutti noi veniamo da un percorso. Cerchiamo di oltrepassare, capire quello che si sta verificando. Quando le categorie muoiono, destra-sinistra, quando le dicotomie del Novecento, dell'Ottocento sono finite, liberali, laburisti, libertari, libertini, liberali, statalisti, cosa resta? Andiamo al sodo, resta il bene e il male, resta il falso e il vero, resta la vita e la morte. Questa è l'unica cosa che resta. E ovviamente il credente è portatore antropologico e diretta di queste agenzie di senso, di quello che viene chiamato il senso, il bene e il male, il falso e il vero, il giusto e lo sbagliato. Prima cosa, c'è stato il Family Day in Italia. Però attenzione, il Family Day, milioni di persone in piazza, scese non tanto e soltanto per un pretesto, una legge che diciamo condizionava la vita dei nostri figli, delle famiglie, delle unioni civili, il decreto Cirinnà, ma attenzione, dietro c'era di sfondo un'altra idea di società, un'altra idea di umanità. Questo è il tema vero. A fronte di leggi laiciste, perché prima c'era il divorzio, poi tanti anni dopo l'aborto, adesso qui si proliferava e si, diciamo così, si immaginava un turbo di leggi laiciste che in tempo di 2-3 anni avrebbero sovvertito e potrebbero ancora, e sicuramente lo faranno, cambiare totalmente la nostra società. Perché se noi mettiamo insieme unioni civili, biotestamento, mettiamo insieme il divorzio breve e quelle in cantiere, liberalizzazione delle droghe leggere, adozioni gay, matrimoni egualitari, gender nelle scuole, utero in affitto e tutte queste battaglie messe insieme, provvedimenti approvati e da approvare, noi abbiamo cambiato la società di 360 gradi. Però se il Family Day diventa solo un'occasione mancata, tanta gente in piazza poi che non ha trovato traduzione concreta, perché vi do una notizia, noi siamo in una repubblica parlamentare e le leggi fanno costume e le leggi rovinano la vita dei nostri figli, creano e cambiano la società. Quei cattolici che vivono dentro le proprie bel mulino bianco non hanno ancora capito che se affonda la nave affonda anche la cabina, e se toccano i figli toccano la società, non sono solo i nostri figli ma i figli di tutti, è la società che cambia. E se non c'è un'immediata traduzione in un soggetto unitario dei credenti, attenzione, su battaglie antropologiche, quindi aperto anche ai non credenti, aperto anche a esponenti di altre confessioni, prouniti nella difesa dei valori non negoziabili. Vogliamo dire più? I valori essenziali di una società. Diritto universale a nascere, il diritto degli anziani malati a non essere lasciati soli, il diritto di un figlio ad avere un padre e una madre. Il bene contrapposto al male. Il falso contrapposto, il vero contrapposto al falso. Questo è il tema. Se non c'è questo, i Family Day diventano un ruggito del topo. Cioè, tanti Family Day a fronte di leggi, tanto fai un Family Day, poi ne fai un altro, non serve a niente. Diventa quello che Alberto Sordi faceva nei comizio del perdente. Vi ricordate i film di Alberto Sordi? Quando stava lì, però già aveva perso. E questo non è possibile. E allora, la prima domanda, perché i credenti in politica oggi, in questo momento storico, bisogna rispondere affermativamente. La seconda domanda, siamo consapevoli che siamo a uno scontro epocale? Perché molti credenti pensano che questi temi siano marginali, di sfondo, oppure quando vengono trattati siano divisivi, perché turbiamo non so quale unità basata sul buonismo, evidentemente su una sorta di idea buonista del rapporto, non so che cosa. Turbiamo cosa? Quale armonia? Il pensiero unico? Ecco. Allora, siamo consapevoli che siamo all'Armageddon? Perché guardate che qua la cultura europea arriva a pieni passi addosso a noi. Quello che è successo a Charlie Gard e Alfie Evans è la dimostrazione pratica e evidente che il modello economico produce stili di vita, modelli ideologici.
Faccio un esempio pratico. Se il tema è il definanziamento della sanità pubblica, com'è in America e in Inghilterra e un po' dovunque, e questo concetto anche da noi, perché quando parlo delle ASL come azienda, il concetto è lo stesso, perché c'è il bene comune, la salute pubblica, che è un diritto, è una cosa prioritaria rispetto a un calcolo aziendale di profitto, eccetera. Fateci caso, se il tema è risparmiare o profitto, o tagliare i costi e i rami secchi, quali sono i rami secchi? Gli inguaribili ma non incurabili. Cioè sono i bambini alla Charlie Gard, all'Alfie Evans, sono gli anziani. Il tema non sono quelli che stanno per morire, le persone terminali, ma il tema diventa un paradigma dell'umanità, cioè diventano tutti gli inguaribili ma non incurabili, cioè diventano tutti disabili, che vengono eliminati su ragioni ideologiche, come del resto in Nord Europa, dove non fanno nascere i figli Down, c'è una sorta di eugenetica che poi in realtà è un nazismo moderno. In fondo Hitler sono anticipati i tempi, questo lo diciamo sempre in mille lingue. Guardate come torna tutto questo. Però, siccome è nazismo, allora c'è bisogno di un'ideologia a supporto e di supporto, che è il pensiero liberal e il pensiero radical, che praticamente ormai sta, diciamo, plagiando il modo di pensare di tutti quanti, che io quello che chiamo il cristianesimo senza Cristo, che è oggetto del mio prossimo libro. Quella melassa di persone che sono tra l'LGBT e i cattolici, un po' tipo del popolo della famiglia, ma c'è tutta una massa intermedia di persone che si collocano in una specie di sentimentalismo, di buonismo, ma in fondo Alfie Evans soffriva, era condannato comunque, poverino, quei genitori si aggrappano a un'idea di vita esagerata, li capiamo, però poveracci, non c'è niente da fare, perché quel tema lì economico è spietato. Allora c'è bisogno di un'idea di supporto e nascono quelle leggi che parlano di diritti autonomi del bambino a prescindere dalla famiglia, come in Inghilterra. Che significa questo? Che tolgono i figli ai, diciamo, genitori, li consegnano ai medici, li consegnano ai giudici e allo Stato, che toglie i figli dai genitori e decide lui sulla vita e la morte. Primo dato. Seconda cosa, l'accanimento terapeutico, altro concetto che viene introdotto nelle leggi a supporto di quell'ideologia economicista, e praticamente l'accanimento terapeutico porta poi, come ho già detto, a eliminare tutti i disabili, perché sono gli inguaribili ma non incurabili. Altro concetto, le aspettative di vita. Se io vado all'ospedale e mi curano, dicono Torriero, c'è un'aspettativa di vita, gli diamo la medicina verde. Se ci va una persona di 90 anni, gli danno un'altra aspettativa di medicina rossa, no? Il concetto di aspettativa, vedete come sta arrivando? Perché non è che possono dire eliminiamo tutte le persone per risparmiare, devono trovare un'ideologia di supporto, che è il pensiero radical e il pensiero liberal. Altra cosa, siamo consapevoli che sta cambiando il paradigma dell'umanità con queste leggi, prendiamo il gender. Se la madre, lo dicevo oggi al corso, non è colei che partorisce, il papà non è colui che genera, i figli si comprano e si vendono e il sesso si decide in base alla volontà della mente e non più all'identità della biologia e della natura, e se appunto possiamo comprare e acquistare figli con l'utero in affitto, cioè alla fine abbiamo cambiato non la società, l'umanità, il paradigma. Questa è roba secondaria? È roba marginale? No, è roba principale. E chi è che difende, che afferma queste cose? Gli altri partiti? E qui arriviamo al tema. Se abbiamo risposto sì a queste due domande, c'è bisogno di credenti in politica e sono temi fondamentali, non secondari, qual è la formula più efficace? E ritorniamo al discorso che è stato fatto prima. Cioè, fino adesso abbiamo avuto lo schema Ruini, sostanzialmente, per cattolici credenti negli altri partiti. Questo schema è fallito, ma non perché c'è un pregiudizio ideologico, è fallito perché non ha portato i frutti. Non ha consentito la difesa di quei principi non negoziabili o di principi essenziali per una società, e quindi di fatto si è trasformato in una dogolla. Ma è molto semplice, perché i partiti come sono congegnati? Innanzitutto non ha affermato la laicizzazione della società, i traditori del Family Day li abbiamo visti, vengono lì e poi fanno le... perché poi vince sempre la poltrona sui valori, vince sempre il capogruppo che ti dice vota così se no te ne vai, perché solo Ius Soli si sono messi tutti di traverso e hanno fermato la legge. Perché non hanno fatto solo unioni civili?
hanno fatto la logica del posticipo. Non prendiamo l'utero in affitto, però diamo questa cosa tipica che non va bene. Allora, perché gli altri partiti sono concepiti in modo diverso? Quelli che abbiamo i partiti Brancaleone, cioè dentro c'è tutto il contrario di tutto. Noi abbiamo nei partiti liberali, laicisti, cattolici, statalisti, massoni, atei, europeisti, nazionalisti, no? Cos'è? La Lega c'è questo. Cioè, dal buongiorno, tra l'altro ho scoperto che anche Giorgetti è stato il primo firmatario della legge sulla fecondazione assistita, no? Ma io lo dico legittimamente, sono posizioni loro, ma il partito non è omogeneo. Forza Italia non è omogenea. I Fratelli d'Italia sarebbero più omogenei, ma poi parla chiaro, sul biotestamento, su 12 deputati, io sto lì alla Camera, ne ho visti 10 non assenti, quando si è trattato di votare sul biotestamento. E allora di che parliamo? 2 presenti e 10 assenti? Su 50 di Forza Italia 25 non assenti? Addirittura 3 hanno potuto votare a favore? Allora, c'è qualcosa che non va. Vedete come per loro i principi antropologici sono secondari. Servono durante la campagna elettorale per prendere voti e adesso questa, diciamo così, agenda antropologica non sarà ovviamente, diciamo, rispettata perché stanno pensando l'altro. E allora c'è bisogno di un soggetto omogeneo, perché dall'omogeneità, cioè la governabilità coerente nasce dall'omogeneità culturale. Se io metto Ruini e Pannella insieme, quale legge sulla droga esce? Voi capirete immediatamente che la governabilità coerente nasce dall'omogeneità culturale. È molto semplice. Allora, a questo punto, sì a un soggetto unitario dei credenti, però c'è un problema che riguarda i cattolici. I cattolici devono uscire sostanzialmente da 2 sindromi, la sindrome guelfa e la sindrome ghibellina. La sindrome guelfa, sono troppo attaccati alle icone dei sacerdoti. Cioè, in questo momento, sono i sacerdoti a essere confusi. Hanno loro bisogno di esempi. Vogliono cattolici adulti? Benissimo. I cattolici devono dimostrare di essere adulti e dare loro l'esempio. Questo è il tema. Poi la Chiesa, giustamente, dal punto di vista suo, prenderà atto. No, quando vedrà che il popolo, la famiglia, il soggetto unitario dei cattolici cresce, prenderà atto. Certo è sconfortante parlare con certi sacerdoti, lo so. E qui è un problema di comunicazione. Però, vabbè, sono anche loro in confusione. Io sono stato a San Giovanni Rotondo in una confessione e mi hanno detto questi, Charlie Gard, Alfiemaz, pure voi, pure loro hanno questa ideologia della vita. Ecco, cioè la cultura della vita, la centralità della vita è ideologia della vita. Quando siamo messi così non siamo messi benissimo. Quando parliamo per esempio di sindrome ghibellina, i cattolici devono uscirne un po' da questo. Cioè ci obiettano sempre quando parliamo e affermiamo le nostre idee, ci obiettano, ma volete tornare allo stato etico, allo stato confessionale, eccetera. Tutti noi dobbiamo portare a un grande dibattito, portando tutti in avanti, ridiscutiamo le fondamenta dello stato laico, perché la laicità era nata per tutelare la libertà religiosa, Cavour. Adesso è diventata la promozione attiva dell'ateismo di Stato, è un'altra cosa. Vogliamo una società avaloriale? Uno Stato, una società neutra, un vigile urbano che fa passare tutto e il contrario di tutto? Se poniamo il termine non credenti atei, ma antropologico, bene e male, falso vero, vita morte, una società non si può basare su principi di morte. E poi ricordo appunto, leggetevi l'Evangelii Gaudium di Papa Francesco e finalmente riesce fuori una visione della dottrina sociale della Chiesa come punta di orgoglio dei cattolici, dei credenti che fanno qualcosa di concreto. Io ricordo quello che ha detto Einstein, appunto, che non c'è verità senza amore, ma non c'è nemmeno amore senza verità. Bisogna ricomporre questa diaspora tra i cattolici della morale e i cattolici del sociale, che c'è stata questa separazione da sempre, come i cattolici della verità divisi dai cattolici della misericordia. Questo è un tema sbagliato, perché le due cose marciano di pari passo. Il Family Day, qualcuno mi aveva detto che era la piazza di San Giovanni Battista, della verità menata con la spada, non c'era la piazza di Cristo. Ecco, c'è un'idea sbagliata di misericordia, che è buonismo, e c'è un'idea sbagliata di verità,
che è verità data sulla testa alle persone. Il compito antropologico è quello di dire qual è la differenza tra bene e male, falso e vero, ma dirlo con una comunicazione, appunto, diciamo, giusta. In fondo è stato ricordato, Paolo VI ci ha detto che la politica è la prima forma di carità, ma ricordo anche Ratzinger disse i cattolici non tornare ad occupare gli spazi pubblici. Il tema è la testimonianza pubblica del bene comune, non è che chi fa politica fa solo testimonianza pubblica e non ha un rapporto personale con la religione. Quindi questa specie di macchiettizzazione di chi fa politica non è che uno poi non ha un rapporto privato e personale, ce l'ha, ma c'è anche la testimonianza, non l'imposizione, la testimonianza pubblica del bene comune. E allora, queste sono le ragioni che militano a favore di un soggetto omogeneo dei credenti. E ora ci troviamo di fronte alla realtà, il nuovo governo. Io non so se andrà avanti, se diciamo cadrà fra un mese, due mesi con i diktat dell'Unione Europea, se Mattarella si metterà di traverso, perché insomma Mattarella è uscito allo scoperto da notaio, arbitro e diventato capitano. E già il fatto che ha assegnato gli incarichi esplorativi ha dato un perimetro obbligato ai due presidenti. Prima la Casellati gli ha detto tu verifica il perimetro obbligato, è una cosa mai vista, diciamo un perimetro obbligato tra 5 Stelle e Lega, poi no, centrodestra e 5 Stelle. Poi ha detto a Figo tu fai invece il perimetro giallo-rosso obbligato, cioè 5 Stelle PD. Poi si forma questo governo, mette questi paletti sull'Unione Europea, quando ha ricordato Einaudi, ha detto non esiste contro l'Europa, eccetera, eccetera, e poi ha ricordato gli articoli della Costituzione. Articoli della Costituzione che non li ha ricordati nessuno quando Napolitano ha legittimato dall'alto i governi non legittimati dal popolo, perché da Renzi a, diciamo così, a Letta, a Gentiloni e appunto a Monti sono tutti governi che chiaramente non erano legittimati dal voto. Allora c'è una grossa difficoltà da parte degli studiosi, dei politici, degli intellettuali, dei giornalisti che sbagliano tutto, sbagliano sempre e continuano a pontificare, nei talk show, Agorà, voi vedete, no? Ecco, cioè fondamentalmente perché? Perché applicano la realtà a criteri sbagliati, schemi sbagliati. Qui c'è un cambiamento di schemi, eh? Prima noi ce ne rendiamo conto e meglio è. Schemi nuovi stanno irrompendo nella vita, diciamo così, della politica. E Trump non doveva vincere, ha vinto Trump, nessuno ha chiesto scusa perché hanno sbagliato analisi. La Brexit ha vinto. Nessuno si aspettava la vittoria il 4 dicembre, no, eccetera, ha vinto la... E infatti stanno cominciando a colpevolizzare la rete, perché ogni giorno ci sono 20 milioni di persone che si mettono in rete, quindi l'opinione pubblica si forma su fonti alternative rispetto al cartaceo, che ormai ogni giorno è letto da 3 milioni e 700 mila persone. Fatevi i conti, 20 milioni e 3,7, dove si forma l'opinione pubblica, là, che si inventano le fake news. Perché ovviamente devono bloccare le verità alternative, quelle che non fanno comodo. Poi ci sono chiaramente le fake news, ma vogliamo fare un dibattito sulle vere fake news? Quelle che racconta magari Renzi, che si raccontano su Corriere della Sera o su Repubblica? Ecco, allora c'è questa novità, questi nuovi schemi. Allora, innanzitutto noi dobbiamo capire questo, che oggi le nuove categorie non sono più destra-sinistra, ma alto-basso. Quindi la vittoria di Lega e 5 Stelle dimostra che nella politica oggi la categoria popoli contro caste è una categoria vincente. Quindi scordatevi destra-sinistra, liberali, liberisti, laburisti, no, alto-basso, la prima categoria. Popoli contro caste, identità contro globalizzazione. Chiaro questo concetto? Quindi alto-basso. Quindi verosimilmente Lega 5 Stelle perderanno pezzi a destra e a sinistra, 5 Stelle votati dagli ex PDini che non hanno molto piacere che c'è questa cosa sull'immigrazione, perché la Lega era considerata xenofoba, contro l'immigrazione, eccetera, eccetera. Dall'altra parte anche la Lega perderà qualcosa, ma inesorabilmente due movimenti, se il governo va avanti, altrimenti vengono risucchiati nei vecchi schemi, necessariamente daranno vita a un polo, chiamiamolo identitario, sovranista, populista 2.0, e questo fa nascere un'altra idea d'Europa,
un'altra idea di immigrazione, un'altra idea di sicurezza, un'altra idea di economia e di giustizia anche. Piaccia o non piaccia, questo è il tema. Questo è il tema. E chi si oppone a questo polo? Si opporrà all'opposizione. Da chi sarà formata l'opposizione? Da Forza Italia e dal PD. Forza Italia e il PD, anche loro, inesorabilmente, andranno avvicinandosi. Progetto Macron di Renzi. Quindi, già adesso sono liberali in politica, liberisti in economia e lacisti sui temi etici, la nuova Forza Italia, quella di adesso, quella pascalizzata. Quindi, faranno un polo liberal, faranno un polo radical. Questi si metteranno, non dico insieme, ma saranno convergenti. Poi ci sono altre due categorie che stanno emergendo. Una ci riguarda, è quella antropologica, di cui abbiamo parlato prima, e l'altra è il civismo nazionale, fatto dalle liste civiche che stanno, diciamo così, esplodendo in tutta Italia, segno anche di una disaffezione tra la politica e la, diciamo così, il palazzo. Il civismo nazionale è interessante perché coniuga un identitarismo territoriale e una certa selezione sul campo diciamo, laddove non sono liste farlocche o di vecchio ceto politico che si ricicla, e di nuova competenza sul campo, selezione della classe dirigente, nuova. Allora, in tutto questo, e mi avvio alla conclusione, la Chiesa che fa? Come si pone tra questi due poli? Cioè, la Chiesa può appoggiare un polo sovranista? Che ha quell'idea dell'immigrazione? Domanda, questo è un argomento di dibattito. La Chiesa può appoggiare il polo liberal, quello radical, PD e Forza Italia, sapendo che il PD è la bandiera delle battaglie laiciste? Ma dove c'è tanta gente che vota da cattolico il, diciamo così, il PD? Ma credo che tutto è liquido, sta cambiando. Qui c'è un grande tema che va affrontato. Che fa la Chiesa? In occasione della 194? Defilata. In Irlanda una Chiesa non consapevole, non cosciente, non militante va di sfondo e non tratta il tema diciamo, di questa battaglia che c'è stata. Guardate che la rete, internet, i modelli economici stanno portando un pensiero unico, un modello unico di cultura, di vita, di cibo, di tutto, vestiario, musica, tutto uno, pensiero unico. Allora è evidente che l'Irlanda l'avremo persa, perché ormai c'è questa fretta, questa ansia. Quando la diga si rompe, la diga, l'acqua passa. Come tutte le rivoluzioni, non si ferma mai all'89, alla fase liberal costituzionale, Mirabeau e Lafayette, va verso Robespierre. Gorbaciov, quando ha tentato di salvare il salvabile, è stato travolto, perché quando si rompe il muro, crolla tutto. Allora, se da una parte, l'Irlanda è un po' come noi, negli anni 60-70, cioè una compressione del tappo laddove quello che stava sotto era marcio, ma stava arrivando, quando c'è questo pensiero individualista, questo consumismo, esplode, frenava e poi adesso è esploso. Noi siamo più avanti, perché? Tocchiamo il fondo, non possiamo risalire. Guardate, questo è un discorso cinico, ma non è così. Perché molte delle reazioni che hanno determinato la società libertaria sono state dettate anche da un tipo di società degli anni 50 che Pasolini aveva capito. Era Pasolini che nei Scritti Corsari e Lettere Luterane aveva detto: state attenti, il vero pericolo è la società radicale di massa, concetti usati anche da Del Noce. Cioè la Chiesa, anziché parlare di quella o quell'altra polemica, stessa attenta a Carosello. Io andavo a letto dopo Carosello, appartengo a quella generazione. Ma Carosello iniziava a rappresentare una società pericolosissima per la religione, la società del benessere, del consumismo, che era anche giustificato da chi veniva dalla guerra, per carità, non discuto il valore del boom economico dei nostri nonni, dei nostri genitori, ma poi questo preparava purtroppo i presupposti di un'altra società, del comfort, del benessere, del consumismo, dell'io assoluto, io quello che in quell'altro libro chiamo la società Frankenstein. La società del laicismo di Robespierre, la società delle pulsioni dell'io. Dalla cultura liberale siamo passati alla cultura delle pulsioni dell'io. Tutti i desideri devono essere diritti. Questo è il tema. E diciamo così, Pasolini già lo diceva.
attenti, Dio comfort, Dio benessere, toglie Dio dalla storia degli uomini, perché dopo il cattolico viene visto come un freno, come uno che flagella, che impedisce la felicità, impedisce, non è quello che stiamo vivendo tutti i giorni? Oh, allora la Chiesa che fa di fronte a questi due poli? E vado alla conclusione. Il soggetto unitario dei credenti e la realtà. Allora, noi dobbiamo pensare questo, che c'è questa categoria liberal, c'è la categoria alto-basso, sovranisti e populisti. Noi dobbiamo lavorare per il terzo polo. Perché, signori, ricordatevi, le due narrazioni, quella sovranista e quella globalista, si alimentano vicendevolmente, ma poi si dovrà arrivare a una sintesi. Quindi tesi, antitesi e sintesi. Perché alla paura della globalizzazione, del tutto e niente, Leopardi nello Zibaldone, Giacomo diceva appunto che quando è che i romani persero, quando i romani ebbero per patria il mondo, non ebbero più nessuna patria. Aveva già capito lui. Sostanzialmente la globalizzazione, il nulla, il cittadino del mondo, la visione cosmopolita della società, l'uomo consumatore globale, mercato globale, Europa, tutto, tutto quello, società multirazziale, multiculturale, meticciato, questo la gente sta cominciando a capire che è funzionale ai disegni di Soros. Cioè una società di liquidi, dove non c'è più identità naturale, storica, religiosa, familiare, non c'è più nessun radicamento con la propria terra, con la propria terra. E ricordatevi, la denarità c'è l'etnosostituzione. Quando non siamo più un popolo, quando non abbiamo più una terra, un'appartenenza, un'identità, una storia, una cultura, una religione, se io non sono più bianco e cattolico e lei non è più nera e musulmana, con tutto rispetto, e lei chi siamo? Siamo solamente degli schiavi del sistema economico, costretti a consumare, siamo merce e cosa. Quindi, ovviamente, non abbiamo più figli, etnosostituzione. Arrivano masse di migranti e allora a quel punto abbiamo sostituito gli italiani che mancano questo gap di 300.000 all'anno con gli migranti. Ma qual è l'obiettivo? Una società senza identità, di apolidi, una società di precari senza identità sociale e di liquidi senza identità sessuale. Questa è l'umanità del futuro. Però tutto a questo ha risposto la narrazione sovranista, l'identità, le sovranità, e il nazionalismo, eccetera. Questa roba qui, tesi e antitesi, prima o poi finirà. E noi dobbiamo essere pronti alla sintesi. E solo noi, i credenti, con la dottrina sociale della Chiesa, possono farlo. Solo i credenti possono farli perché sono portatori, attualizzando la dottrina della Chiesa, di una terza via. Questo è il tema. Perché la narrazione sovranista finirà, la narrazione globalista è già fallita, con le sue ricette sulla sicurezza, sull'immigrazione, sull'economia, che produce miseria, produce tutto quello che abbiamo visto, non lo ripeto, ci sarà bisogno di una nuova sintesi. E noi possiamo fare un discorso tra accoglienza sostenibile e cittadinanza che non deve essere automatica, noi lo possiamo fare. Noi non siamo quel partito di tutti dentro o tutti fuori. Noi parliamo di accoglienza sostenibile, come ha detto il Papa, perché ogni migrazione deve essere contemperata dalle capacità di assorbimento dello Stato, dei soldi, delle strutture sanitarie, degli ospedali, del lavoro e della legalità. Ma attenzione, la cittadinanza non è un fatto automatico, ci deve essere un percorso, una condivisione. Non è che tu perché nasci sei italiano, la conoscenza della cultura, la conoscenza della lingua, della Costituzione e poi quello che diceva il Cardinale Biffi, l'integrazione culturale, che è una cosa che non hanno mai approfondito. Perché? Perché avrebbe portato al fallimento della cultura che poi è fallita, perché poi avremmo dovuto accettare l'idea di una cultura compatibile o una incompatibile, perché poi questi aderiscono ai valori fondanti della nostra società. Il tema è questo. E noi abbiamo valori fondanti? Perché questa è un'altra domanda. Noi come italiani che siamo? Chi siamo? Il diritto all'aperitivo, alla superiorità della nostra civiltà? Il diritto alla movida globale? O siamo ancora cristiani? O siamo ancora liberali? Cosa siamo? Questo è il tema che nessuno ha voluto affrontare, l'integrazione culturale. E questo discorso lo possono fare solamente i credenti, anche sulla sicurezza, anche sull'economia, la terza via. Ecco qual è il tema. Noi dobbiamo lavorare per un terzo polo,
dobbiamo già porci il problema di queste doppie, diciamo, di questo nuovo bipolarismo tra polo sovranista Lega 5 Stelle e polo appunto liberal radical, io lo chiamo con le categorie culturali, cioè tra Forza Italia e PD, laddove faranno l'opposizione. Il centrodestra, come l'abbiamo conosciuto fino adesso, è morto, che era il modello del 94, che io ho attraversato, perché avendo fatto parte della Fondazione Fare Futuro, io mi sono messo, quando si è nato il Popolo della Libertà, io ero tra i 30 che hanno lavorato per, diciamo, creare le sintesi culturali su cui doveva nascere questo PDL. E è stato un fallimento, perché doveva essere l'incontro tra la cultura liberale, cattolica e conservatrice. E come lo sapete, poi tra Berlusconi e Fini tutto quanto è franato. Il modello di una Lega territoriale, di una Forza Italia centrista centrale, che, diciamo, cattolico moderata, e una Fratelli d'Italia, ciò che resta di Alleanza, non esiste più. La Lega, se andrà avanti il governo, perché se fallisce viene risucchiata nel centrodestra come l'abbiamo conosciuto, ecco, il centrodestra classico, modello 94, non esiste più. A questo punto i credenti che fanno? Si fanno risucchiare stando contro Salvini e Di Maio nella vecchi schieramenti centrodestra, centrosinistra, PD e Forza Italia, col PD che è la bandiera del laicismo e Forza Italia che con Berlusconi al tramonto ha perso la sua identità, o lavorano per un terzo polo? Punto di domanda. Grazie. Bene, grazie Fabio per questa attenta e profonda analisi. Veramente c'è da riflettere, ma non solo. Poi c'è veramente da iniziare ad agire, a fare qualcosa. Dobbiamo essere veramente costruttori della nuova civiltà, non quella che ci sta imponendo il nuovo ordine mondiale, col pensiero unico dominante. Dobbiamo veramente essere uomini e donne coraggiosi e santi, come diceva prima Eraldo. Come ci dice la Madonna Medjugorje, dobbiamo lavorare, lo dico qua, parliamo del futuro del cattolicismo in politica, quindi posso dire anche questo, no? Dobbiamo essere le mani tese, quindi costruttori. Dobbiamo invertire la rotta di questa follia che sta portando l'umanità nel baratro, nel nulla. Dobbiamo portare di nuovo questo mondo in quel giardino che era stato pensato. Però dobbiamo lavorarci, dobbiamo compiere ognuno di noi il nostro compito, il nostro ruolo, e il nostro ruolo principale oggi, pensando al bene e al futuro dei nostri figli, è quello di essere veri cattolici, anche in politica. Dici tu, caro Rocco, bene, il tuo pensiero. Allora, io volevo ringraziare per questa preziosissima occasione che abbiamo avuto di ragionare un pochino su questa nuova realtà per noi, no? Di impegno politico da cattolici maturi, come ci ricordava pure Fabio. E citavi stamattina memoria e identità, e più volte è ricorso questo termine, e mi pare che una delle domande che faceva il giornalista Messori, non so se era Messori o chi, che è in memoria identità. Ah sì sì, certo. Esatto, sì, sì, sì. Chiedeva a quei tempi, che mi ricordo se era 90, il libro sì, 96, 95, 96. No, prima 94. Quindi, 94, sì, sì. Chiedeva quale era l'aspetto che più mettesse in pericolo l'esistenza della Chiesa. E lui disse, in un contesto di cambiamenti, di relativismo, è l'identità, è una Chiesa che sta perdendo la sua identità. Giovanni Paolo II, da profeta, già vedeva questa cosa qua e la collocava in un ambito di cambiamenti sociali. Noi abbiamo purtroppo questo strumento dal quale passano tutte le nostre intenzioni, no? Sia culturali che commerciali, ed è lo strumento che più incide sulla nostra, come dire, sulle nostre abitudini, creando dei ritmi che sono davvero, difficili da sostenere, da arrivare. E sì, attraverso questi nuovi modelli, come dicevi tu, culturali che cambiano, che hanno questi nuovi strumenti, che hanno cambiato i nostri
modelli culturali, si capisce questa difficoltà di entrare in una nuova identità. Ci siamo trovati a queste elezioni davvero, io l'ho riscontrato in molte persone, a doversi collocare. Un partito come il PDF, che ha avuto una scarsissima visibilità, è riuscito a portare al centro temi come quello della famiglia, per esempio, di cui nessuno aveva parlato. Eppure in quegli spot di luce che ha avuto, diciamo, quei momenti che ha avuto, è riuscito a centrare questi argomenti per dire la validità di questa proposta. Voglio tornare al discorso dell'identità, proprio perché tutti noi abbiamo visto questo problema, no? del collocarsi, del dire ma chi siamo? Come ci proponiamo? Siamo cattolici? Siamo... E preziosissima, ripeto, è stata la tua lezione di oggi, quello di parlare alle coscienze non solo dei cattolici, cioè della necessità di parlare non soltanto ai cattolici, non soltanto con linguaggio cattolico, ma con un linguaggio antropologico, perché il problema dell'identità non ce l'hanno solo i cattolici, ce l'ha tutta, diciamo, la nostra società. Vediamo come l'Italia, che era terza potenza mondiale, quarta potenza mondiale, decostruita totalmente, no? Economicamente, attraverso meccanismi mani pulite che hanno fatto il gioco invece di queste elite globaliste, come dicevi tu, che vedevano nell'Italia, che costruiva ponti in Nord Europa e autostrade in Africa, la vedeva come un pericolo serio alla loro economia. Per cui, ripeto, davvero siamo stati decostruiti. In questo discorso vedo appunto una possibilità di riproporre, parlando, diciamo, alle coscienze, cercando di, come dire, di ritornare a quello che è il nucleo centrale della nostra identità, che sono i nostri valori, partendo dalla famiglia. Per cui davvero, con un linguaggio che a me piacerebbe essere più universale, più antropologico, capendo che ci sono delle sfide antropologiche in ballo, quindi parlare al cuore di tutti quanti e cercare di cogliere appunto la necessità di una nuova visione. Abbiamo avuto una campagna elettorale che tra il globalismo di sinistra e il giacobinismo dei 5 Stelle non hanno centrato i problemi strutturali dell'Italia, ma davvero l'Italia ha un problema di legalità in senso stretto, cioè l'Italia ha un problema di natalità. L'Italia è un paese che nel 2050 mancheranno all'appello 18 milioni di persone, quindi è quello il problema. La nostra proposta come reddito di maternità era riconoscere che in fondo nella economia domestica si gioca molto dell'economia nazionale. Sono loro, le donne, che dovrebbero essere pagate davvero come le autrici di una nuova rinascita economica del nostro paese. Per cui davvero colgo l'occasione sia di ringraziare Angela, di ringraziare Raldo, col quale abbiamo deciso di iniziare questo percorso, e speriamo di rivederti qua a parlarci ancora di comunicazione che non sia con linguaggio religioso, ma che sappia parlare all'anima, diciamo, andando ai problemi antropologici. Grazie. Grazie. Sì, allora funziona, sì. Se avete domande da fare, così possiamo rispondere. Rita, voi? Una domanda l'avrei. Sì, ha fatto prima la mano al signore, poi spostate il microfono e poi ce lo riportate perché ne faccio questo. Prima il signore lì con la maglia nera, poi il signore qua. Buonasera a tutti, io sono Pasquale Domestico e avevo detto oggi che sostituivo. Se tieni il microfono perché abbiamo la diretta Facebook, così ci sentono. Mi sente? Sì, bene. Ah, ecco. Buonasera a tutti, faccio un complimento ai relatori, in particolare al professore Cotolione, che la sua analisi non ha fatto una pecca. Io provengo da un piccolo paese, sono nato e cresciuto a Lungro.
di cui la religione, è una religione di rito greco-bizantina, ispirato all'ortodossia. E vorrei fare questa domanda al professore. Secondo me c'è qualcosa che i cattolici dovrebbero imparare per quanto riguarda l'ortodossia, che secondo me c'è una linearità e non ci sono tutti questi scandali che avvengono nella religione cattolica. Io da quando ero bambino seguivo insomma il ritmo greco-bizantino e vedo che erano maestri nel diffondere alla società, imparare le linee guida anche ai cittadini. E secondo me l'ortodossia aveva una linea, un modello che non faceva una PEC. Ecco, volevo chiedere proprio al professore, che è uno nutrito, insomma, vive e convive insomma a Roma anche, e quindi se c'è qualche differenza che i cattolici possono apprendere anche dalla religione di rito greco-bizantino che si ispira all'ortodossia. Grazie. Grazie. Ma io facciamo il giro di domande e poi rispondiamo sì, tutti sì, insieme. Ok, okay, allora il signore qua. Grazie. Allora, io ho apprezzato moltissimo la relazione fatta da un esperto veramente, perché ha fatto un'analisi perfetta della situazione. Non potrei fare un solo appunto a quanto ha detto, però vorrei fare delle osservazioni. Una, se in Italia ci sono 3 milioni e mezzo di cristiani, cosiddetti cristiani, cosiddetti perché si tratta di persone scristianizzate, perché entrano in chiesa, fanno la comunione, poi escono e divorziano. Quindi come facciamo a considerare cristiani queste persone? E ancora meno, ancora meno. Appunto, non sono dei cristiani, sono cristiani sulla, diciamo, come etichetta, perché sono stati battezzati, ma poi ce ne sono forse 50 milioni di battezzati. Quindi questa è la prima osservazione che mi viene da fare dopo aver ascoltato l'analisi veramente splendida. E poi mi chiedo, vorrei fare un'altra osservazione. Se qua la Chiesa ufficiale è così disorientata da mandare dei messaggi così, diciamo, diversi, incomprensibili per la quasi totalità delle persone ed anche per quelli che forse sono dei cristiani reali, mi chiedo come sarà difficile un'operazione veramente ardua, quella che voi state proponendo, veramente molto molto ardua, perché fra la confusione che c'è nella Chiesa, fra la confusione che c'è nelle persone, fra la cristianizzazione dei cosiddetti cattolici, mi rendo conto che un discorso del tipo troviamo dei valori fondamentali sui quali possiamo metterci d'accordo, su questo moltissime persone potrebbero essere d'accordo, anche sulla visione antropologica. Io ho fatto il medico per 40 anni in ospedale, lo faccio ancora in maniera molto soft, e queste battaglie in ospedale ho sempre sostenute. L'aziendalizzazione di cui si parlava è una follia, perché significa che tu devi dimettere una persona entro 7 giorni, se no vai fare fuori standard, e il direttore generale ti viene a dire tu non stai lavorando bene. Perché questi sono dei modelli importati anglosassoni che da un punto di vista dell'azienda funzionano egregiamente, però nelle aziende di produzione di macchine, non in una struttura sanitaria dove i criteri dovrebbero essere altri. E questo è stato uno dei motivi delle mie liti con i colleghi, qualche volta anche col primario, proprio perché la divisione rapida del paziente significa mandarlo a casa, poi quello ritorna e tu non hai risolto i problemi fondamentali di quella persona. È un programma bellissimo. Temo però che forse sia, non voglio scoraggiare nessuno, ma ho l'impressione che sia utopico, nel senso che sarà difficilissimo metterlo in pratica. Io sono d'accordo con questa impostazione, soprattutto con l'aspetto antropologico, che non si può far stabilire a una persona se è maschio o femmina, perché la biologia detta legge, dice che tu c'hai
un cromosoma XY, due cromosomi XX. Se poi andiamo nella patologia che ci sono gli XXY, quello è un altro discorso, si tratta di una patologia di un ammalato che va trattato in modo diverso. Però, insomma, qua stiamo veramente stravolgendo i criteri non solo biologici, ma anche quelli logici. Purtroppo è una situazione veramente catastrofica, io lo vedo come una catastrofe, stiamo vivendo una catastrofe dalla quale vorrei uscire, non tanto per me, perché io non credo che vivrò a lungo, però che i figli, e poi indipendentemente da questo mi interessa il bene degli altri, del popolo, della società in generale, perché qua non si tratta di fare un discorso personale, a me fa comodo, io la vedo così, io tu la vedi così, non è così. E bisogna trovare dei criteri veramente sui quali poi, insomma, creare qualcosa di nuovo. Io penso che questa sia la vostra intenzione, e che è un'intenzione bellissima, che ha un prezzo moltissimo. Un'altra domanda? Nessuno? Ok. Allora, per quanto riguarda il discorso degli ortodossi, le confesso che io ho avuto sempre una attrazione per i riti, per questa idea di sacro che diciamo il rito ortodosso conserva e sicuramente ha. E devo dire che anche la desacralizzazione di certe messe vanno a Roma, eccetera, non è che mi piaccia molto, perché poi io parlo da neoconvertito. Quindi ho quel classico entusiasmo del neoconvertito, no? Quindi mi perdonerete, l'entusiasmo del neoconvertito. Quindi magari se venivo da una tradizione cattolica tutta la vita, magari ero più abituato. Adesso c'ho un po' di... anche perché quando uno fa i conti con l'uomo vecchio, non vuole più tornare indietro, riavvolge il nastro della propria vita, va avanti e tutto è bello, eccetera. Quindi pure io ho avuto un po'... ho mitizzato, avendo fatto un percorso personale di fede molto, molto tosto, è durato 10 anni, che le conversioni vanno fatte sul serio, non deve essere un cambia casacca, insomma. E vi assicuro che le grazie che mi sono arrivate sono stupende, quindi ovviamente ho capito che c'era un piano su di me, ecco. Cioè, se io penso a quello che mi è successo e quello che è successo subito dopo, io non c'entro nulla. C'entro nulla. Poi per chi vuole racconterò pure la mia esperienza personale. E quindi sul piano della simpatia, sul piano del riconoscimento di una certa maggiore coerenza, io hanno visto l'incontro tra Kirill e il Papa, beh, devo dire che ho avuto, parlando da comunicatore, ho avuto una certa invidia per la comunicazione di Kirill. Non so se aveva scritto Putin o meno il discorso, però diciamo in quel momento l'ho visto con una comunicazione molto forte. E qua è il tema spinoso della comunicazione. E io credo che un po' diciamo, la Chiesa abbia bisogno di spin doctor un pochino più... Però ecco, Ratzinger per esempio non si faceva fraintendere, era quella la comunicazione. Papa Francesco è portatore di una comunicazione argentina con un timbro e uno stile... è una modalità che non è anglosassone, perché faccio un esempio, il pauperismo in Argentina è di destra, per usare categorie per semplificare, da noi non è di destra, che venga tirato per la giacchetta, questo è indubbio, che magari dà un colpo al cerchio e colpo alla botte, bacchetta un po' troppo i cattolici e un po' troppo poco... ha scelto di posizionarsi sul recupero dei non credenti. Però poi mi chiedo, il modello di questi è Scalfari? Giornale del popolo? Giornale dell'elite? Giornale delle caste? Dei radical chic? Poi per carità, tutti hanno un percorso, è giusto che... Però tu, quando ti arrivi... Di solito nel gergo giornalistico noi diciamo sempre... una smentita è una notizia data due volte, quindi la prima volta tu parli con Scalfari, che fai, non pensi che quello che tu dici poi non venga praticamente portato diciamo dentro un articolo, ecco. La seconda o la terza volta, a questo punto penso che c'è un gioco delle parti. Detto questo, poi vedremo i conti, vedremo quello che avverrà.
Ecco, devo dire che io credo molto nel dialogo, credo molto nella contaminazione feconda, che non è solamente con gli evangelici o i protestanti, che poi tutti devono fare dei passaggi, dei percorsi, perché i protestanti con l'idea che ci sono gli eternamente dannati e gli eternamente beati, cozza un po' con l'idea della misericordia e del perdono, diciamo, dei cristiani. Ma questo è un tema che non mi appartiene, cioè non mi appartiene, non sono un sacerdote, e quindi devo dire, io rimango alla comunicazione. Ecco, per esempio, altro esempio tipico, i ponti e i muri. C'è una narrazione dogmatica della differenza tra ponti e muri che è sbagliata, perché non tutti i ponti sono giusti, a proposito di dialogo interreligioso, e non tutti i muri sono sbagliati, perché nella storia d'Europa ci sono stati dei muri identitari giusti, Poitiers, Lepanto, Vienna, dove l'Europa cristiana, diciamo così, ha sconfitto gli islamici nelle varie declinazioni, Mori, Saraceni, eccetera. Non tutti i punti sono giusti, nel senso che io devo dialogare se sono qualcuno. Se io non sono nulla, su che dialogo? Bene che va, se non ho più identità. Bene che va, un fritto misto, male che va, subisco l'identità degli altri. Io nell'altro libro, L'illuminismo è finito ma non andiamo in pace, spiego come i cattolici dovrebbero collocarsi rispetto all'Islam, al califfo, rispetto a Robespierre, il laicismo, e rispetto al gender, Frankenstein. Perché questo è fondamentale. Ricordo sommessamente che il tanto vituperato Medioevo, se io vi faccio una domanda, le streghe quando è che l'hanno bruciata? Quando? No, non è una domanda d'esame, è una cosa di comunicazione. Quando secondo voi? Medioevo, cioè. Eh? No. Medioevo. No. Qualcuna in Vede, terra. Le prime streghe sono state bruciate nell'umanesimo. Era già oltre il 1400. Quindi capito? Cioè, noi siamo vittime di un'ideologia della storia, non della storia. Io ho studiato su Camera Fabietti, su Villari, sullo Spini, non so dove avete studiato voi. Non è storia, è ideologia della storia. Il Medioevo passa come il secolo buio, perché dopo c'era il Rinascimento, l'umanesimo. Quando poi andiamo a vedere, quella è stata ideologia che ha dovuto demonizzare il passato. Come noi cristiani, quando verrà la legge Scalfarotto, saremo tutti omofobi e quindi tutti in galera. Sulla libertà di opinione, guardate che è sempre lo stesso, c'è una narrazione religiosa che demonizza quella precedente per giustificare se stessa. Nel Medioevo, tanto vituperato Medioevo, perché c'erano i muri, le mura che circondavano, perché preservavano l'identità, ma proprio perché c'erano i muri c'erano i ponti levatoi. Le due cose non sono in contraddizione. Se io ho la mia identità preservata, dialogo. Se, e quindi con gli ortodossi e con tutti, sui valori non negoziabili. Ecco, le do una notizia, per esempio, hanno votato molti evangelici, popolo della famiglia, perché la difesa comune, antropologica, dei valori non negoziabili, ci trova convergenti. E questo è un tema, per esempio. Non può essere un fritto misto, una new age religiosa tra evangelici, cattolici e ortodossi. No, quello no. Deve esserci una collaborazione civile sul bene comune antropologico, e questo credo possa essere una cosa buona. Per quanto riguarda il suo discorso, la sua osservazioni, io le condivido, ma sa, a parte c'è la mia deformazione professionale, il momento che sto vivendo io. Secondo, credo che questo sia un tempo storico non tanto dell'utopia, quanto dell'immaginazione del presente, e per costruire e governare il futuro, e che noi ci troviamo di fronte a queste categorie, perché veda, prima divorzio, 10 anni dopo l'aborto, qui arriva come un fulmine tutta questa roba, eh? Cioè tutte queste leggi cambieranno il paradigma della società da qui a 10 anni, e necessariamente questo, altrimenti ha ragione lei, è un'utopia, crea una reazione. No, io spero che non lo sia. Ah no, certo, sì, no, è chiaro, ma crea una reazione. Quindi qual è il pericolo adesso che noi stiamo vivendo? È che questo contratto da 5 Stelle e Lega porti a una rarefazione della famiglia, parla più nessuno. Potrebbe funzionare questo Ministero delle Disabilità, potrebbe dare una risposta concreta. Il popolo della famiglia, domanda, poi la giro a voi, che fa nei momenti in cui per 5 anni non si parla più di leggi laiciste? Perché questa è un'altra possibilità. Se i 5 Stelle fossero stati lasciati soli a se stessi,
voi sapete qual è il DNA dei 5 Stelle, noi ne abbiamo parlato stamattina, cristianesimo senza Cristo, basta vedere quello che ha fatto l'Appennino a Torino e la Raggi a Roma, questi certificano la società laicista, la certificano. E poi arriva tutto quello, però avendo fatto il contratto con i 5 Stelle, non lo posso, non ci sono questi temi. Se lo fanno si spera che la Lega freni, perché indubbiamente per ora non c'è questo tema. E se è vero che la Lega ha fatto la difesa dei valori antropologici, Rosaria, pure là un po' di ambiguità, perché Salvini dice una cosa, poi c'è la Buongiorno che è laicista, e quindi insomma, voglio dire, ci siamo capiti. C'è il sospetto che noi eravamo nel giusto, ci hanno scippato i temi, che hanno capito che la vera emergenza è l'agenda familiare, la cultura della vita e la centralità della famiglia naturale, ci hanno depotenziato, preso i nostri temi, non li difenderanno, e questo sarà un'autostrada che potrà avere poi la famiglia per dire: guardate, questi hanno bluffato, ci siamo noi, perché ci saranno tanti delusi della Lega, tanti delusi dei 5 Stelle e il famoso terzo polo di cui parlavo prima. E il tema antropologico, io ci ho pensato tanto, e devo dire che quando noi affrontiamo la lezione che ho fatto stamattina, era a parità di tema la comunicazione, il confronto tra la comunicazione religiosa e la comunicazione antropologica, a parità di tema. Per me il tema è bene male falso vero antropologico, bene comune, e in questo dobbiamo essere il cuore pulsante di un fronte antropologico trasversale. Io ho mio fratello che, per esempio, ho persone che conosco che hanno votato Popolo della Famiglia che non sono affatto credenti, però vogliono, guai a chi tocca i figli, guai a chi gli tocca, diciamo, la famiglia. Questo è un tema su cui dobbiamo battere. Certo, ci vuole formazione classe dirigente, organizzazione, radicamento sul territorio e visibilità. Le ricordo e concludo che siamo in tempo liquido, siamo nella fase del partito post ideologico informatico televisivo. I 5 Stelle hanno introdotto questa nuova categoria, noi all'università poi faccio dei focus su questa nuova fase, e tutto è liquido, magari in un anno tu c'hai lo 0,70, un anno dopo c'è il 7%, perché è tutto in movimento, e questo dobbiamo lavorare per questa cosa qui, come i costruttori di cattedrali, no? Come ha detto Amato. Cioè, noi hanno costruito e non hanno visto il risultato finale delle cattedrali. Io c'ho il mio figlio che, appunto, lui ama la cultura dei rapper, che per me è un duro colpo personale, perché insomma, l'ho portato a Innsbruck, perché sennò era uno scontro tra me e mio figlio, no? L'ho portato a Innsbruck, nella chiesa quella del Sacro Romano Impero, dove c'è il nostro Signore Gesù Cristo, tutti i re del Sacro Romano Impero, le statue nelle navate, dal primo fino all'ultimo Asburgo che si è fregiato di questo titolo del Sacro Romano Impero, con Carlo Magno ovviamente più alto, in ginocchio verso Gesù, e là ho detto: ecco, vedi, tu puoi anche amare la cultura del Bronx, questa però è l'identità, questa è la tua radice, questa è l'Europa, la cristianità, l'Europa, c'è. La tua storia la puoi smentire, la puoi contestare, ma non la puoi rinnegare, perché questa è. Ecco, io credo che questo piano piano ho saputo fare, piano piano porti dei frutti. Altre domande? Silenzio di tromba, chi ci acconsente. No, innanzitutto ne approfitto per ringraziarti per questa giornata ricchetta, che a noi fa molto bene. Ringraziare Angela perché ha voluto questo incontro anche di preparazione, e di preparazione ai circoli che dobbiamo formare, all'organizzatore anche del convegno, l'amico Rocco, che è fondamentale, perché adesso la risposta è quella del territorio, formare i circoli e poi a settembre riprendere questa fase, perché la funzione che ha il popolo della famiglia, giustamente, è una funzione antropologica, è una funzione che deve recuperare la cultura e, se vogliamo, deve recuperare l'identità, ma intesa in questo senso l'identità, deve recuperare l'identità dei cattolici. Perché? Perché i cattolici devono scoprire di essere cattolici e non dirsi cattolici e poi far man bassa dei figli, quindi distruggere, uccidere, dire che siamo cattolici e poi essere contro la famiglia.
contro la vita, contro questo. Questo è il discorso identitario. E questo è un discorso che parte per tutti. L'identità del popolo, della famiglia, è un'identità, se vogliamo, assoluta, generale, perché abbiamo bisogno oggi di recuperare il senso. Ecco, abbiamo proprio una assenza di senso, e l'assenza di senso viene fuori da questa cultura, che è questa cultura individualista, questa cultura che abbiamo detto, e l'abbiamo detto anche oggi più volte, che vuole distruggere l'uomo. Guardate, siamo nella terza guerra mondiale. La terza guerra mondiale non è contro un popolo, contro una nazione o contro, se vogliamo, delle tribù, è contro l'uomo. E ci sono delle lobby cosiddette che hanno schierato armamenti da far paura, perché la vera lotta è quella di sradicare l'uomo dalla sua identità, dalla sua storia, dalla sua memoria, renderlo un automa, renderlo un uomo senza tempo, renderlo un uomo che come alla base che cosa? Il piacere. Ma il piacere è il frutto? No. Il desiderio non è il frutto, la vita è il frutto. Il frutto, ecco, è un'altra cosa. Quindi non dobbiamo, perché nella vita bisogna prendere i piaceri, bisogna avere anche un'altra caratteristica, se vogliamo, fondamentale, che è fondata anche sulla sofferenza. E mi piace anche dire, oggi invece, siccome ogni periodo storico, per me, per quello che ho letto, è sempre influenzato da una corrente filosofica, oggi questa corrente filosofica, sul presupposto dell'aumento demografico, se vogliamo, e dei diritti individuali, sulla risposta alla povertà, ha riscoperto una filosofia che è la filosofia, se vogliamo, di felice memoria di Bentham, quella di utilitaristica, quella di minimizzare il dolore, la sofferenza. Infatti, se uno, perché devo soffrire? Tu hai tutto davanti. Quando l'uomo invece scopre la sofferenza, ecco, questo è il discorso. Certo. Ci sono due risposte. Il limite. Il limite. E questo è il limite che ho subito pure io, perché pensavo fino a 40 anni che la mia intelligenza razionale mi consentiva di fare tutto. E allora quando mi sono trovato di fronte a questo limite, e allora ho cominciato a vedere che cos'è la sofferenza, a misurarmi con la vita reale, ecco, questo è fondamentale. La funzione del popolo, della famiglia, è quello di dare senso alla vita, e la vita è totale. Non può essere la donna considerata come oggetto, e se non mi ama più la devo uccidere, uccido lei, uccido i figli, oppure se io non trovo più soddisfazione perché la vita mi impone determinate cose, uccido, vado e distruggo. Non è questa. Allora ecco, questa è la funzione fondamentale del popolo, della famiglia, quello di dare il senso e di riscoprire che l'uomo in sé deve recuperare la vita, non la morte, come diceva giustamente Fabio. Di questo noi lo ringraziamo, ed io mi permetto di dire anche questo, che cerchiamo di organizzare e di discutere queste cose, perché questo non è questo progetto. E secondo me è l'unica risposta che abbiamo oggi, e i cattolici hanno questo dovere oggi. Se recuperano il senso di essere cattolici, come il seme ha una sua funzione, quella di marcire e ricostruire e dare un albero rigoglioso. Oggi i cattolici hanno questo senso di essere cattolici, di essere fermento per la società, di essere per la vita. Noi diciamo sì col popolo, della famiglia. Noi diciamo sì, che questa è la possibilità, perché dobbiamo scoprire, dobbiamo essere uomini utopici, se vogliamo, perché solo gli uomini utopici hanno ragione domani, e daremo una risposta oggi seria a questa cultura di morte, a questa cultura di morte che vuole orientare l'uomo a favore di quell'uomo che oggi si chiama uomo
economico. La società è liquida. È una società liquida perché è una società liquida? Che cambia? Io, al di là del pensiero unico, siamo passati al partito unico, che è un partito unico dove all'interno trovi tutto: maggioranza, opposizioni, cattolici, non cattolici, delinquenti, disonesti e cose. No, diciamo che questo non va bene. Non può andare bene, perché l'uomo deve essere un costruttore di idee, di progetti, deve avere la possibilità di elaborare il pensiero, di dare risposte, sì, anche le risposte di oggi, ma capace di elaborare progetti per dare risposte agli uomini di domani e ai nostri figli. E io credo che questo, il popolo della famiglia, ha questo compito e ha questa possibilità, e per questo mi batto veramente con tutto l'entusiasmo che ho, perché anche in Calabria hanno fatto cose egregie. In 20 giorni si sono organizzati e hanno coinvolto e hanno, ecco, veicolato questo messaggio in Calabria, e ci sono amici, e ci sono veramente amici che hanno veramente girato tutta la Calabria per cercare un voto in una famiglia. Beh, questo è bello. Quando uno ha dato un voto vuol dire che è un voto generale, è un voto per tutti. E noi questo faremo, e saremo sicuri che la risposta, che sarà così come si è costruita nel secolo scorso, nel dopoguerra, si è costruita l'Italia, e in quel senso adesso siamo capaci di ricostruire l'Italia da un punto di vista sociale, politico, economico, e se vogliamo, perché no, anche da un punto di vista culturale, perché la cultura è fondamentale, perché coltivare significa far crescere l'uomo, e la crescita dell'uomo è una crescita di tutti, non può essere una crescita personale. Grazie, ringrazio veramente tutti voi. Guarda, Eraldo, pensavo di chiudere con te, ma il cielo mi è venuto incontro, nel senso, tutta la sera che volevo fare una domanda, ma non l'avrei fatta perché non volevo sembrare polemica. Qua leggo nella diretta Facebook un amico nel senso che ci sta seguendo, non perché lo conosco direttamente, il signor Stefano De Angeli, che ci chiede, e quindi concludiamo con questa risposta. Vediamo. Ci sono l'avvocato Pillon e Cerrelli che sono una garanzia sui temi antropologici e metteranno certamente il bastone tra le ruote ai 5 Stelle. L'abbiamo detto. Dici cosa ne pensi? Questo è bellissimo. Ma tanto, scusa. Questa è la sindrome della conduttrice. La valletta. No, non c'è che... Ma io non è un discorso personale, è un discorso di formule, è un discorso di identità politica. Sono sempre dell'idea che una, due, tre persone dentro un calderone più vasto non hanno senso, non hanno valore, è un problema di omogeneità. Io preferisco 240.000 voti da zero, 240.000 voti come ho preso il Popolo della Famiglia, tra l'altro con percentuali al nord alte, 2%, 3%, 1,9% eccetera, che poi sono ovviamente un seme che va fecondato, al ruolo singolo di personaggi che magari singolarmente sui quali posso avere dire non dire, ma che poi non sono condannati all'impotenza, sono condannati a fare, ecco, quelle tazzine di caffè che tutti vogliono dentro un partito, le mettono nella vetrina, tutti ce l'hanno ma nessuno le usa, perché poi voglio vedere, e lo vedremo quando si tratterà di fare certe leggi, quando si tratterà di fare, lui potrà anche individualmente fare conferenze stampa, impegnarsi, molto probabilmente lo farà, ma quelli sono annunci, sono spot. Noi dobbiamo lavorare invece su una ipotesi politica, certo, che conta in politica, conta i numeri, non contano i singoli, contano i numeri. Quando tu hai i numeri, fai l'ago della bilancia, magari in un nuovo scenario politico, ma con una pattuglia omogenea di credenti con i credenti, allora hai un peso negoziale diverso. Concludo veramente con una piccola accenno che mi sono scordato quando ero a rispondere a lui. Innanzitutto, anche a me fa molto strano vedere tutti questi credenti che poi votano PD e 5 Stelle come se fosse un fatto normale. Dico, sono io che ho capito, loro non hanno capito, o c'è veramente un cristianesimo senza Cristo che sta dilagando al 100%. Io sono dell'idea che è l'uomo che si deve adattare al Vangelo e non il Vangelo all'uomo, perché se io non avessi avuto il sano schiaffone, io sono figlio di un perdono, non mi sarei mai convertito. Se mai qualcuno mi avesse detto non c'è problema,
non c'è problema, io non mi sarei mai convertito. Cioè. Quindi per me è come il padre con un figlio, deve dire cos'è il bene e cos'è il male. Perché sennò rischiamo che i sacerdoti non sono più educatori, sono assistenti sociali. Cioè è un altro tipo di mestiere l'assistente sociale. Infine, ultima battuta sempre di comunicazione, ma voi siete divisivi quando vi ponete questi temi. E io vi dico, signori, con tutto rispetto, dico, Cristo è stato divisivo? Allora, è portatore del più grande messaggio di inclusione e di umanità e di accoglienza di tutti, ma come comportamento storico è stato divisivo? La differenza, messaggio inclusivo, comportamento esclusivo, è stato molto divisivo, io porterò la spada, fuoco, la divisione, le famiglie. Se fosse stato, diciamo così, non divisivo, avrebbe fatto una bella assemblea costituente con ebrei, cristiani, zeloti e farisei e non avrebbero, e non finiva in croce. Grazie. No, però io voglio concludere, no, scusami, no, perché abbiamo detto tutto, ma dobbiamo concludere con un chiarimento perché a questo punto è dovuto. Sì. Tornando alla domanda di prima, spiegaci perché per me è un rebus, proprio sì. Anche legato a quei nomi, sì. E non solo. Questo fuoco amico, che comunque avrebbe dovuto appoggiare in unità, avremmo dovuto lavorare insieme per difendere questi principi, perché questi signori che dicono che fermeranno loro da soli come tazze di caffè nella vetrina e non faranno nulla, hanno fatto il possibile e l'impossibile per fermare un movimento che è nato con questa idea, e non solo, anche quei, diciamolo, stiamo parlando del futuro dei cattolici in politica, quei sacerdoti che non hanno avuto il coraggio di difendere, di supportare un movimento basato col programma basato sul compendio della dottrina sociale, lavandosi le mani come Ponzio Pilato, dicendo che non facevano politica, quando in realtà non dico di tutti, ma la maggioranza invece erano orientati politicamente su altro. Ecco, parliamo e concludiamo con questo argomento. Ma tu ti sei già risposta da sola, perché nella tua domanda c'era già la risposta. Però da c'era tu che ce la fai dare meglio. Tecnica di comunicazione. No, io condivido, ma il problema non è fare la ghigliottina ai sacerdoti o alle persone. Il tema è la formula. Noi dobbiamo uscire da questa logica di vendetta o di... poi diventa la sindrome di Caino. Sì. Caino che cosa ha fatto? Si è ritenuto vittima di un'ingiustizia, ha ucciso, ecco, anziché guardare ai propri limiti, a quello che non aveva fatto. Allora, il tema è, se questi personaggi, non parlo dei sacerdoti perché loro hanno diritto alla confusione e hanno un problema della Chiesa che deve in qualche modo orientarli, lì è un tema, e quello riguarda la Chiesa. Noi non possiamo dire noi quello che fare la Chiesa, se no torniamo in una etica, in una dimensione religiosa, noi non siamo dei preti mancati. Noi siamo dei personaggi che fanno politica. Dobbiamo capire che noi siamo antropologici, non siamo, diciamo così, confessionali. Allora, se il partito è aconfessionale, noi non dobbiamo avere un atteggiamento o punitivo o di giudizio nei confronti della Chiesa. Non dobbiamo insegnare il mestiere al Papa o ai sacerdoti. Dobbiamo comportarci in modo che loro capiscano ciò che dove sbagliano e dove devono fare chiarezza. Questo è il primo tema. Noi dobbiamo incidere sui cittadini, non sulla Chiesa. Poi la Chiesa viene, la Chiesa prende atto, i sacerdoti capiscono. Certo, se li veniamo raccontati in modo macchiettistico, o molti di noi confermano la macchiettizzazione, perché poi c'è un discorso appunto antropologico e non talebano dal punto di vista di cattolico, e chiaramente questo qui, esattamente, emozionale. Questo è il tema della comunicazione, quindi diamo a Cesare quello che è di Cesare. Allora, per quanto riguarda invece questi altri personaggi che ci hanno fatto la guerra, io li chiamo i fratelli coltelli, allora, se sono in buona fede, e non lo credo, ma se sono in buona fede, ritengono legittimamente che la strategia più efficace sia un'altra, vediamoli a conti fatti, gli spieghiamo a conti fatti che è stata fallimentare e sarà sempre più fallimentare. Se invece il tema è in malafede, se sono in malafede, allora, e sono stati molti di questi in malafede, ma è del tutto evidente. Ed è tutto evidente, cioè la presenza del popolo della figlia ha impedito altre operazioni, ha impedito la loro carriera, ha messo in evidenza i loro limiti. Che pretendevi, che ti trattassero col guanto di velluto? No,
ci hanno combattuto il popolo della famiglia e loro l'hanno fatto. Poi alla fine la politica è fatta di rapporti di forza, è fatta di i vuoti si riempiono. A questo punto devi dimostrare di resistere, di esserci, di essere tranquillo e non devi finalizzare la tua polemica a quelle persone perché rischi di tenere in vita i morti, rischi di dare, diciamo così, di valorizzare personaggi che si consumeranno da soli, ma non tanto nella umiliazione personale quanto nell'impotenza della loro formula, di quello che rappresentano e delle loro poltrone. Se le difendono è una poltrona, noi combattiamo per una cosa molto più importante. Ci hanno trattato male, hanno, diciamo, usato linguaggi scorrettissimi, sono arrivati, come so, comunicati, far blocchi alle redazioni dei giornali, il PDF è omofobo, c'era il programma, in realtà ha fatto tutte le scorrettezze che conosciamo. Vi potrei fare un elenco delle scorrettezze interne alla Democrazia Cristiana, interne ai club azzurri. Non è questo il tema, il tema è la forza, la tranquillità e la serenità di un movimento rispetto alle mediocrità umane, che non significa non rispondere, ma noi dobbiamo rispondere in termini di contenuti, non in termini di polemica personale, perché sennò facciamo il loro gioco. Noi purtroppo nella campagna elettorale sono saltati in erba parecchi personaggi e chiaramente abbiamo fatto il gioco di questi, abbiamo dato vita a persone, i morti seppelliscano i morti. Questo è dal mio punto di vista, poi ognuno c'ha il suo, per carità. Io sono molto tranquillo perché sono convinto di quello che dico e della forza del nostro, del progetto di un partito unico, di un soggetto unitario. Il Popolo Famiglia ha rotto il paniere a un'operazione simile che stava nascendo, che era fatta, guarda caso, dal ceto politico che poi ha prodotto Noi per l'Italia e altre cose, Alleanza Cattolica, faccio i nomi e cognomi perché le so queste cose, più gandolfiniani e più Forum delle Famiglie, loro ritenevano che questa cosa dovesse essere fatta da loro. Il Popolo della Famiglia ha anticipato, era trovato nel paniere, ha creato, era già stato depositato al tribunale il partito della famiglia. Ecco, il simbolo. Quindi, voglio dire, nella politica chi riempie spazi vuoti, è partito prima il Popolo della Famiglia, adesso il tema è aderire al Popolo della Famiglia. Non è più andiamo noi verso loro, questo è il tema. Ma in politica è stato sempre così. Quanti movimenti cristiani sono nati e poi continuato uno solo. L'opera dei congressi, lo sa benissimo chi ha parlato prima, era pieno di soggetti, da Murri a Tognolo, a Paganuzzi, a Meda, erano tutti quanti portatori di altre cose. Quindi di chi voleva il cattolico liberale, sempre stato, cattolici sociali, il programma di Torino, è stato sempre così. Io non mi preoccupo degli avversari, non gli do fiato. Certo mi difendo quando attaccano, ma io credo che poi il tema sia questo, cioè tranquillità e serenità. Si risponde alle scorrettezze non con la polemica, per gioco loro, ma rispondi con la forza delle tue idee, con la forza della tua comunicazione. L'abbiamo imparato anche oggi nel corso. Io credo che questo sia importante perché altrimenti veramente facciamo il gioco loro e loro vogliono così, vogliono che noi ci limitiamo al dibattito con loro e facciamo i loro interessi. Volevo aggiungere una cosa. Allora, volevo aggiungere una cosa, è che questo è fondamentale, ecco, e questo è il Popolo della Famiglia, se sono in buona fede, dà a loro anche questa opportunità, perché se loro hanno intenzione di portare avanti queste idee, che sono, come dicono, risolveranno i problemi, noi siamo ben lieti e tranquilli, vuol dire che a questo punto però, ecco, c'è il Popolo della Famiglia se loro falliranno in questo progetto, che noi non cerchiamo contrapposizione. Anzi, cerchiamo, e il messaggio che diamo è un messaggio generale, è un messaggio di tranquillità, è un messaggio di dire che in effetti insieme se ci può stare, se hanno buone intenzioni. Se non hanno buone intenzioni, come giustamente diceva prima lui, c'è il Popolo della Famiglia che deve andare avanti con fermezza su questa direzione. Poi se loro vogliono inglobarsi, perfetto, si inglobano, perché la funzione ce la diamo. Da questo punto di vista possono inserirsi. Io dico che l'impegno personale non c'è. Abbiamo anche molti esempi. Abbiamo l'esempio della Binetti. Abbiamo l'esempio della Binetti, Gigi, con la quale io mi confronto e mi scontro pure, ma ci conosciamo. Il Movimento per la Vita. Il Movimento per la Vita. Certo. Ci sono tante situazioni in cui, per quello che è stato detto prima, perché questo processo di secolarizzazione, servono i cattolici?
Mi servono i cattolici? Allora venite, datemi un nominativo, ve lo metto nella lista e io continuo a fare quello che voglio. Se invece sono a questo punto dirompenti perché vogliono proporre, ecco, una cultura nuova, che è la cultura del trovare il senso e l'identità dei cattolici, benissimo, siamo felicissimi prima noi e siamo ben felici di continuare questa strada insieme con tutti. Il messaggio che porta, che manda il popolo della famiglia è un messaggio globale, è un messaggio che parla ai cattolici. Cattolici significa universale, che appartengono al Papa. Infatti siamo quasi il 90% definiti tutti cattolici, però i cattolici praticanti, quelli sono 6-7%, se non di più. Questo è il progetto fondamentale, non un partito di rottura, ma un partito che sappia interpretare la storia e i tempi in cui oggi noi, questi tempi che noi viviamo. Allora, quella parte dell'identità però, già spiegata. Noi l'abbiamo già detto. Nel 1919, con Sturzo, il programma, con un decalogo, si è partito dall'identità. Di là se non si parte di lì. E questo hai ragione, ma è stato io aspetto i risultati. Che fa una mosca dentro? Cioè, che fa? Che quando faranno certe leggi, uno lui dirà io ho votato no. E vabbè, che hai fatto? Non hai impedito la legge. Grazie. Quindi poi alla fine si cuocerà nel proprio brodo questa strategia dei cattolici nei partiti. D'altra parte lo schema ruina abbiamo già vissuto, è fallito, quindi se lo vogliono riproporre. Facciamo fare una domanda. Sì. Una domanda. Come si può Rola, scusa. Dopo viene, se in caso. Volevo porre una domanda. Come si pone il popolo della famiglia nei riguardi della Chiesa? Come si interseca, se si interseca, e che rapporti ha politici con la Chiesa cattolica romana, diciamo, italiana? Allora, parla del programma. Io ho presieduto la commissione del programma. È un partito aconfessionale, cioè non è emanazione come Azione Cattolica della gerarchia cattolica della Chiesa. È un partito di cittadini che di ispirazione cristiana cattolica, che si rifà alla dottrina sociale della Chiesa, ma da cittadini, liberamente, c'è un rapporto, un dialogo, c'è un rispetto reciproco. Certo, poi noi abbiamo, diciamo, il popolo, la famiglia ha tutto l'interesse a diventare una sorta di esempio, di punta di diamante virtuosa per la società. Questo è nei fatti, negli obiettivi del popolo, della famiglia. Ma noi non dobbiamo dire al Papa quello che deve fare. Io posso parlare di comunicazione, ha visto? Io ho parlato di comunicazione, che può essere discutibile, non discutibile, del Papa, di chi gli fa dire certe cose. C'è stata tutta la questione, vi ricordate le interviste, la cosa col Papa Ratzinger, tutta la storia, quello che si è dimesso. Cioè, ecco, questo, io posso entrare in questi meriti, ma non nei meriti, diciamo, teologici. Quello è un Papa, come l'altro. Poi può dire noi siamo più vicini all'altro, ma noi non insegniamo il mestiere al Papa. Noi dobbiamo porci il problema di costruire una società basata su valori non negoziabili, principi essenziali, su valori antropologici. Con la Chiesa c'è un rapporto di specchio, molto semplice. E c'è anche... Siamo a confessionali, non è che siamo un partito confessionale. C'è anche la libertà comunque, visto che in tanti siamo cattolici praticanti, di poter dire, proprio perché abbiamo un programma basato sul compendio della dottrina sociale della Chiesa, di poter dire che vogliamo fare le leggi umane, certo. Sottoposte alle leggi di Dio, che nessun altro in politica sì, lo fa. Sì, certo, questa è come io per esempio sostengo che l'ipotesi cattolico-liberale abbia fallito, per un semplice discorso pratico. Perché appunto, questo poi nel libro, quello dell'illuminismo, mi sono divertito a riprendere tutti gli autori dell'illuminismo, e se voi li andate a leggere, da Spinoza, Kant, eccetera, Rousseau, quelli che hanno creato poi quel periodo storico, c'era tutto scritto, gender, tutto scritto. Se voi prendete quelle frasi, le applicate oggi, era tutto scritto. Ma appunto, dico, questo è il nostro ruolo, quello di, non è solamente una testimonianza, è la costruzione di un futuro. Noi dobbiamo preparare il futuro. Siccome la società sta toccando il fondo, ricordo come quando l'impero romano d'Occidente è crollato, ogni periodo prepara l'altro. Ricordatevi, l'impero romano d'Occidente è crollato, c'era la pedofilia, c'era il puer, tutti gli imperatori avevano il fanciullino, c'era l'omosessualità dilagante, c'era la degenerazione dei costumi, l'impero è imploso dall'interno.
È come la società, no? Pensate, quella di oggi sta implodendo dall'interno, perché la crisi economica, sociale e istituzionale è frutto di una crisi culturale e morale. Dopo è arrivato il Medioevo, è ripartito praticamente un periodo totalmente basato su Dio, al centro degli uomini, sul sacro, eccetera. Ecco, adesso siamo nella fase del 476 d.C. e adesso praticamente caduta in Roma d'Occidente. Ora dobbiamo preparare l'avvento del Medioevo. Chi lo farà? E questo è il tema. Gli islamici? Gli slavi? Chi è l'equivalente dei barbari che sono arrivati e praticamente hanno dato una strattonata all'impero romano che era tutto malliccio e decadente? Sono arrivati questi, hanno creato una nuova rigidità, un nuovo impianto che è durato mille anni. Ecco, chi sarà? Punto di domanda. Bene. Allora, tornando ai santi che per diventare santi hanno sofferto molto, però hanno raggiunto l'obiettivo, il paradiso, ed è sulla sofferenza che ci si santifica, perché comunque si fa l'esperienza e si matura. Ecco, noi popolo della famiglia stiamo soffrendo, ma non demordiamo, siamo nati, stiamo crescendo, stiamo andando avanti, ci siamo e arriveremo all'obiettivo. Con questo penso che possiamo concludere. Grazie. Ancora una domanda? Forse bisogna modificare i programmi, perché notizia dell'ultima ora, si torna al voto, si è dimesso con... Abbiamo una notizia dei nostri amici che ci stanno seguendo in diretta a Facebook. A quanto pare si è dimesso Conte, andiamo al voto. Con questa bella analisi di oggi siamo pronti per essere votati. Si va al voto. Così ci dicono, va bene. Notizia confermata. Ma sei confermato per ultimo. Sì, sì. Ma è confermata come notizia. Confermata. Sì, adesso è arrivato. Va bene, grazie. Era inevitabile. Beh, allora dobbiamo. Comunque, io sono. Dobbiamo muoverci su. Proprio perché. Un'altra bella cosa di cui sono fiera e felice: io sono all'interno del popolo della famiglia proprio perché si difendono i principi non negoziabili, proprio perché sono veramente fiera di avere dei leader come Mario Dinolfi, come Gianfranco Amato, un formatore di livello, come avete visto, Fabio Torriero. Delle persone veramente anche nel territorio grande. Sono fiera e felice di essere la referente regionale della Calabria, perché la Calabria è stata la regione che più di tutte ha risposto in proporzione rapporto tempo, e quindi ho proprio capito che la Calabria comunque ha mantenuto i valori sani, e qui in Calabria possiamo lavorare tanto e bene. Con questa speranza e con questa fiducia andiamo avanti, ragazzi. Ciao. Arrivederci. Ah, se volete comprare i libri.